Salve a tutti e benvenuti a questa seconda parte della giornata dedicata alla statistica italiana, che si concentrerà sul tema dell'Open Official Statistical Data. Che cos'è? Sono i dati aperti cosiddetti, che riguardano la produzione e l'uso di informazione statistica pubblica. Voi avrete sicuramente, molti di voi avranno sicuramente saputo che solo 2 giorni fa c'è stato il lancio del primo portale di dati aperti della pubblica amministrazione, dati.gov.it, che rappresenta un forte passo in avanti nella direzione dell'accesso libero e riutilizzabile, integrabile dell'informazione amministrativa. Qui vogliamo parlare in questo pomeriggio di quello che la statistica pubblica, l'Istat e il Sistema Statistico Nazionale possono offrire come contributo al movimento Open Data e sentire anche dagli esperti, dagli utilizzatori, produttori di informazione che cos'è che manca, cos'altro si deve fare per avanzare in questa direzione. Non sto a dirvi quanto sia importante il tema perché lo sapete meglio di me. Fatemi solo sottolineare un aspetto, siccome fino a qualche giorno fa mi occupavo di finanza e allora mi sono andato a guardare prima di questo incontro che cosa le analisi sui mercati finanziari dicevano della relazione tra apertura dei open government, quindi quanto i governi sono aperti, quanto è alto il livello di trasparenza e la performance economica. Bene, un dato interessante che emerge da queste analisi e che credo possa farci riflettere, perché è una dimensione di quanto utile possa essere il concetto di apertura, è che nei paesi in cui il grado di apertura e trasparenza è più elevato, il premio di rischio, cioè quanto i governi pagano quando emettono carta pubblica, quando emettono titoli del debito pubblico, è aumentato molto di più dove la trasparenza era più bassa, dove l'indice di apertura era meno elevato. Cosa significa? Significa che non solo, come sappiamo, open government significa, e open data che è una dimensione importante, significa trasparenza, collaborazione, relazione tra cittadino e governante che è biunivoca e che consente quindi il controllo, l'accountability, ma gli stessi mercati finanziari che sono giudici così solerti e difficili in questa fase delle sorti economiche degli stati e delle economie incorporano la trasparenza, l'accountability all'interno delle loro valutazioni, per cui non solo è giusto procedere nella direzione dell'open data perché è un diritto del cittadino accedere all'informazione in formato libero e armonizzato, riutilizzabile, integrabile, ma è anche conveniente, è qualcosa che ci fa crescere, che favorisce a parità di altre condizioni una più sana e più forte economia, una più sana e più forte finanza pubblica. Non è solo uno slogan, appunto le analisi degli economisti in questo caso ci stanno a dimostrare che c'è anche questo aspetto. Un blog recente che si chiama Radar O'Reilly, che Enrico Giovannini mi ha gentilmente passato prima dell'apertura, apre con una frase che è molto interessante. In inglese sostiene che crediamo in Dio, questo è lo slogan che c'è su tutte le monete e le banconote da $1 negli Stati Uniti, in God We Trust. Everyone else bring data, tutti gli altri portano i dati. E quindi, appunto, è proprio con questo che vorrei iniziare questo pomeriggio, che si struttura in 2 blocchi. Un primo blocco sono una serie di interventi che fanno un po' il punto sulla panoramica italiana e internazionale di quanto abbiamo fatto e quanto stiamo per fare nel campo dell'open data, dell'open government. La seconda parte del pomeriggio è dedicata a una tavola rotonda con i promotori, utilizzatori, esperti di open data che ci diranno se tutto questo attività, innovazione che si sta facendo in campo italiano e internazionale è nella direzione giusta e altri consigli spero per muoversi ancora di più nel campo dell'innovazione.